diciamo, in termini da elettronico e non meccanico, basta semplicemente fare in modo che il cavo che è sul dipolo in centro, quindi te lo sposti, te lo tiri nel posto giusto, perché dà una stretta le pietre, sta fermo. Il risultato, otteniamo un'antenna che ha 3,1 mm, 3,2 ha un'onda stazionaria molto accettabile. Ok? E adesso la parte più corposa, no? Confrontiamo la simulazione e la realizzazione. Quella non l'avrebbe perché l'ho già chiusa. Comunque dentro c'è quella là, la foto di quella. Come vedete, questa è la parte 3D, descrizione, e quella della l'antenna, a parte i colori, le cose, insomma, mi somiglia abbastanza, no? A questo punto tutti contenti, andiamo a vedere se veramente vale la pena fare tutto questo sforzo, no? Misuremo l'onda stazionaria di queste due antenne, simuliamo quel net. Una volta che ho ottenuto tutto, che ho stretto la banda, questo è il calcolo del net. Questa è la misura con un network analyzer, un Agilent 1996A. A parte la scala che non è esattamente uguale, ma se voi guardate, i numeretti non si devi dire che, ma guardate la scala del picco del dB, praticamente siamo tra simulazione e meccanica, considerate che io non sono un meccanico, sono un arrangiatore, no? La cosa è che semplicemente, se guardate bene, le antenne, la radiazione meccanica risuona un po' più in alto, ma ha lo stesso valore di onda stazionaria. Cioè il return loss misurato e calcolato era uguale. Perché era più in alto? Perché meccanicamente quando ho fatto gli angoli, ho fatto il dipolo più curto. Quindi questo, come si vuol dire in inglese, lesson learned, cioè impara la lezione, vuol dire che quando avete calcoli coso, come ti calcoli il dipolo piegandolo? Tutti quanti lo calcolano pensando alla metà. Le palle, non sei la metà, te devi metterlo sul diametro esterno. Per cui se tu ti fai un 8, non farlo mai con la misura del diametro, ma te la fai con la misura del fine esterno e te vedrà che corrisponde a quella del tornato. Che trucchi. No, ma quindi se trucchi, cioè semplicemente non ti si accorge, perché dopo che avranno fatto con capire, capito, di categoria ha dato tutti i miei. Ma per i 160 metri non ti accorgi. No, sicuramente no. Sicuramente no. Comunque questo è in realtà, cioè se quell'antenna là nel 1250 è stata usata per ATV. Ok? Boh, a questo punto per noi è abbastanza, no? Concludiamo con la simulazione, se puoi vedere anche sistemi complessi di antenna, poi queste sono robe semplici, ma per esempio una doppia di quarta. Un array, questo è un array, questo è un array di 4 eliche, tutto roba realizzata, Non le ho portate perché sarebbe un casino. Un carico. Questa è una quadrifilare che è stata usata adesso anche in Barcolano, che viene usata per l'ATV del CISA, eccetera. E questa è delle ultime cose, queste sono 4 o 16 elementi per il bounce di V3R che è. Chiaramente l'unica roba che cambia è semplicemente la complessità, questo è solo un pezzo di un'altra antenna, cioè quelle delle 4 un po' più sofisticate, ma è solo lo stesso. Non cambia comunque assolutamente niente. Alla fine. Quel che conta è che il sistema è preciso fin tanto che la descrizione fatta corrisponde alla meccanica, viceversa. Se vi descrivo una roba dopo la faccio diversa, le due robe devi corrispondere. Okay? Con la simulazione possiamo testare le situazioni non facilmente ricreabili nella realtà. Questo aggiungo una roba in più. Cioè voi con la simulazione non arrivate a fare tutto, ma tanta roba, sì, per esempio ostacoli o elementi. L'effetto, per esempio, adesso ci sono un esempio, quella là era nata perché volevo montarmi il 1200 sul tetto del casa, ma non volevo mettere l'antenna che ruotava. Allora, ho pensato a farmene tre, con una copiatora tre. Risultato, da metterle una su ogni lato del traliccio. Copo due simulare, il traliccio più l'antenna. E ho visto che non merita, e quindi non le ho fatte. Ma non l'ho fatto nel concorso, non l'ho fatto niente. Ecco. Ok? Poi, nell'esempio del Terra Luna Terra, chi che interessi di essere, per esempio, ti puoi verificare la distanza migliore delle due a cui mettere due antenne, sia nel piano orizzontale che nel piano verticale. Perché? Perché ti fa calcolare la macchina ti fa vedere il lobo che viene fuori. Risultato, elettromagneticamente parlando, non è mai uguale. Ti si accorgi che, per esempio, a una distanza troppo stretta, i lobi laterali a 3 dB
sei molto vicini, quindi ti puoi ricevere il corrispondente non di ritorno, ma perché ti sono suoni bilaterali. Al contrario, ti te le metti molto più lontane e il tuo lobo laterale cala moltissimo, ma la tua area di cattura, di conseguenza la rendimento dell'antenna cala, quindi ti ha comunque l'impressione di un segnale più debole. Altra cosa che si può fare, e questa sicuramente è quella più sconosciuta dai radioamatori, è l'effetto delle limitazioni non in fase. Perché avete mai sentito parlare di radar a copertura sintetica? No. Quelli montati sui satelliti, per esempio, per vedere la mostra. Anche sugli aerei. No. C'è il concetto dell'antenna che non si muove. Se vi dovete guardare da qua a là, con un'antenna tra l'alto guadagno, tipo l'antenna di un radar, no? Che devi guadagnare, devo dal lato, dopodiché con un motore che si sposta e l'antenna va fino a là. Dopo il motore torna fino a qua, il radar arriva a casiera, perché è una fila d'onda centrale. Nei sistemi antimissile americani, soprattutto se avete mai visto su alcuni incrociatori americani, la parte frontale della cabina è tutta ricoperta di una piastra, dove sotto c'è il tubo dove fa i missili, ma adesso ora c'è un enorme array di antenne fisse. La nave va avanti e l'antenna va da destra, centro, a sinistra, continuamente fa così. Perché? Perché ogni elemento dell'antenna viene alimentato con fase diversa. Il risultato è funzionamento dell'antenna, guardo a destra o guardo a sinistra. Cioè senza muovere l'antenna? Senza muovere l'antenna. È chiaro che questa qua, più complessa dell'antenna, e maggiore sarà il campo in cui arrivo a variare. I sistemi antimissili funzionano così. Il sistema del puntamento del dodicesimo è un'antenna fissa. Non si muove più veloce forse. Esatto, è tutto elettronico. Ogni elemento dell'antenna che ha un sistema di fase, che è un sistema di alimentazione su, quindi la potenza dell'antenna da un megawatt, in realtà è 1000 trasmettitori da 100 kW. O da 10 watt, da 100 watt, cioè tutto scala in piccolo, no? Aumentando la. Quindi lei, cosa serve nei radioamatori? Altra lezione che ho imparato. Ho fatto il primo array dei 4 Hink. Molti anni fa, quando all'epoca era in orbita il satellite Dover, con i Microsoft, Oscar 16, che aveva un trasmettitore a 2400 mega, volevamo a tutti i costi essere in grado di riceverlo, cioè io non potevo vedere parabole, prego la borsa, pagare a tutto, no? Cosa faccio? Faccio un'elica, funziona, faccio 4 eliche. 4 eliche da 16 spire, praticamente. Boh, 2 giga e 4 le alte così, circa 80 cm, molto maneggiabili, me le preparo tutte, non le ho simulate con le ho fatte e dopo le ho provate. Ho costruito i sistemi di adattamento, io sono alimentato da 50, le tele del in cantina mia, intanto lei era anche la fiera giù a Miramare, che posto del Parvella, che è un pezzo da museo. Risultato, provo ad ascoltare il satellite, ma per provare ad ascoltare il satellite provo prima la trasmissione a terra. Ciò, cioè, non era di Santi, mi puntavo sul mio corrispondente e non lo sentivo bene. Mi spostavo e lo sentivo bene. Ma perché? Per come? Per come? Per cosa? Dopodiché ho simulato il connect. Ciò, cioè, provo così, risultato, e il mio sistema di alimentazione delle antenne faceva in modo, che ce lo vedeva col NEC, che il mio lobo di radiazione principale non era in centro, ma era spostato. E corrispondeva col fatto che mi effettivamente il corrispondente beacon che avevo messo lo sentivo stando del fianco. E cosa bisognava fare per farlo accelerare? Quello che ho fatto con le antenne dopo, ho staccato tutti i sistemi di alimentazione, le ho alimentate tutte in maniera corretta, come diceva NEC, con un partito 1-4. Funziona. Infatti c'è quelle che hanno operato in Barcolana 4 anni fa, quelle di 2 giga e 4. Le ho fatte più piccole perché quella volta non avevo più rame, ho fatto 8 spire sole, 4 antenne da 8 spire. Sì, certo, particolari non si va a pensare subito. Però ecco, per dire cose che non vi raccontate neanche. C'è una delle cose, fra l'altro, che viene usata moltissimo nella telefonia, ma soprattutto nella televisione. No, ma per esempio se io metto, non so, dei dipoli collineari sopra la città, sì. Potrei, variando la fase, mettere l'opo verso il basso. C'è quel che fa molto bene vedere le RAI. Le antenne delle RAI non si mica tutte quante piegate giù, le si piegate elettricamente. Sì. Ogni sistema di radiazione si è fatto in modo che il fascio di radiazione punti sulla città. In pratica le antenne sotto arrivano più tardi di quelle del sole, quindi lega prevalenza a quelle del sole. Questa è una delle cose che si fa, che se vedi col NEC, senti il NEC te ne dà, noi abbiamo visto una eccitazione, ma sentite che ha quattro antenne, te ne dà quattro eccitazioni.
ogni eccitazione ha per esempio la quantità di tensione immaginaria e reale, cioè, ovvero la parte trigonometricamente parlando, non so, cioè, la descrizione delle correnti alternate, non so se vede molto come dire, facile. Tutte le robe descritte sia nell'ambiente nostro solo come ampiezza, noi siamo abituati a 1-0. In realtà esiste anche una parte cosiddetta immaginaria, cioè una parte quella che noi tutti sommato chiamiamo reattiva, la famosa in corrente alternata si usava in corrente elettrica. La parte reattiva è l'indicazione in un certo senso della fase che noi stiamo dando a quella stessa parte reale. Se vi chiedevo un'antenna un volt, parte immaginaria a 0, è un'altra antenna che taggo 1 volt, parte immaginaria a 0,5, la seconda antenna è uguale alla prima, ma si è alimentata 50% del tempo dopo. Se chiedevo meno 0,5, che taggo 50% del tempo prima della prima. Il risultato, se voi avete queste due antenne, provate semplicemente a cambiarle su EX, la scheda sulla card EX, l'eccitazione, vedrete che il calcolo che fa la macchina, quindi la prima parte gira da una parte, la seconda dall'altra. No, semplicemente cambiando. Domanda, se poi che si fa sulle verticali in HF, per esempio, che si sfasa l'alimentazione delle due verticali, può ottenere o un 8 o un logo un po' particolare. Adesso se proprio mai ha fatto quella verticale in fase. Il solito. No, no, solito. Cambiando la lunghezza dei cavi. Per questo discorso dell'otto non sarebbe a dire che se modifichi la direzione dell'antenna, del massimo campo di quel sistema d'antenna, perché poi non crea più un'antenna solamente, che ne crea più una, quel senso, è così possibile, dopo che farsi otto o che farsi non, onestamente no. Sì, sì, fa, è un elemento bruciale. Questo qua è fatto con facilità, perché voi dovete visualizzare robe che non avete bisogno di strumenti che costano decine di migliaia di euro. Un netto canalizer non se la può fare tutti. Adesso il rilevatore ha l'antenna analyzer, che è un vector analyzer un po' più a portata di mano, però sicuramente non ha le prestazioni di un network analyzer vero. Con questo qua i risultati che vedete è come un network, cioè brillante. Dopodiché evite soluzioni che praticamente non sarebbero utili allo scopo prefissato. L'esempio del prima, montare le antenne su un traliccio, perché mi un traliccio di una certa dimensione. O mettevo le antenne con un sbrazzo in fora, con decisore, oppure evitando di farle grazie alle simulazioni. Cioè, non farle in aereo. Ok, in generale, quindi, si può ottenere risultati usabili senza grande dispendio di tempo e risorse. Oddio! Mi spendo di tempo, qualche tu dirà, sì, ma se devo passare un po' per colare, è vero, sì. Mi intendevo di spendere di tempo in officina, se intendeva quello. Altro, qua adesso dove si è scritto le solite domande, che comunque le capito a farle. In ogni caso, come che avevo detto, quella di 1250 MHz è questa antenna qua, quindi sono un esemplare vero, funzionante. La stessa sua, con una filosofia diversa di questa qua che è del 2004, che devo prestarmi a lui, a Fabio. La differenza tra le due è che qua avevo il cavo per la regolazione, qua invece che con calcolare ho regolato, e dopo ho guardato col network se funzionasse, quindi ho il cavo fisso, non ho più problemi. Altra roba, la simulazione delle linee, questa può provare anche questa, questa sulla linea per il 2004, questa con 8 spire per il 2004. Così, cioè tutte fatte, simulate, viste al NEC 2. Ho mai provato a vedere un'antenna elica che ti ha progettato con una certa frequenza, con il suo fascio, eccetera, e, variando la frequenza, la risuona come una verticale caricata. Cioè, non so se lo spiego, male. Cioè, sono quella la bobina e poi la fa anche, cioè dove si mette la sì, esatto, ma è una lì. Ma no, questo tipo di antenna, questa elica, se un'elica con un'antenna che ha un forte caratteristica assiale, questa sarà sempre così, per cui se me la metto così, perché se la poco merito, non la diventerà mai un'altra roba. È diverso se da ciò frequenza, sì, è sì. Comunque la resta assiale, perché la caratteristica del nostro
proprio quasi la sua direzionalità, non direzionalità, la sua caratteristica di spostare il campo nel senso dell'asse. Per esempio, una delle cose importanti, voi che avete visto questa qua, ma nessuno si è domandato come si è fatto il supporto centrale. Il supporto centrale è d'alluminio. Tutti, perché abbiamo visto questo film, tutti, orrore. Un tubo di plastica, scherzevo, isolato, guai, toccarla con i guanti, balle. Questa è come una guida d'onda, non si comporta in un certo senso. Cioè, il centro non che frega niente, la sua asserità si tratta della progressione dell'onda sul filo. Di conseguenza, questo qua, anche se è conduttivo, non che frega niente. Anzi, sentite ad opere, e questo te lo trovi sui testi della RRL, un tubo di plastica per poter avvolgere, perché sei più comodo, la velica tessora, devi tenere conto che quel tubo di latte sposta l'antenna di frequenza. Sì, per il campo sentito. Quindi sentite voi, sentite, simuli l'antenna con il NEC, questa qua te la simuli, te la fa così, te metti solo dei generatori di nylon a ogni spira, a ogni mezza spira, l'antenna va esattamente dove te l'aveva portata. Ma il centro, ripeto, te lo vedi subito, non che assolutamente non interessa niente, non la porta fuori dentro, va. È solo una questione puramente meccanica. Le prime galliche che avevo fatto quando ero ancora a scuola, le avevo fatte addirittura perché avevo quell'epoca ancora paura di questo, col legno, non compensato perché era molto isolante, ma non era plastica. Ricordo ancora un'antenna fatta così, con tanto del trasformatore quarto d'onda per i 1200, fatto da DW, che me lo aveva cadmiato, passato col, cioè non so, mi ha fatto un lavoro, che quello era tutto. Il quarto d'onda, l'impedenza caratteristica, questo alimenta 140 ohm, la caratteristica dell'elica è circa 140 ohm, quindi fuori dopo un quarto d'onda a 50 col 1500, quella volta è Samiano, Cristeva. Però, ripeto, te la fa così, dopo ti si accorgi che no, con alcuni strumenti ti scopri che le robe sono un po' più semplici, più facili. Mi sembra che hai più paura a farle che non che pensarle. Provare sia che poi, appunto, se ti cambi il formato dell'elica, e questo rapporto assiale è dovuto al fatto che queste qua da un passo particolare. Se questo qua ti cominci a slongarla, allora non sono più un'elica come questa. E un esempio particolare, se potessi dare una di quelle della rossetta, magari il fatto di prendere l'elica e di allungarla, una caratteristica sua appunto del passo, è fondamentale, perché se ti vuole avere un rapporto di assiale quasi uno, la devi avere un passo, un angolo del passo che sta fra i 12 e i 13 gradi. Se ti cambi questo passo, l'antenna non è più circolare, non è più assiale, è siccome il lobo che la fa slargare, cioè, non è corretto. E questo qua, se sull'antenna normale c'è un alto guadagno, è assolutamente evitato, ma sull'antenna, su certe antenne volute, in cui questo se lo fa, e questo è un esempio. Cioè mi modifico il passo di questa elica non ha 12 gradi di passo. Guardate la differenza. Questa è un'elica 860 mega. Questa è un'elica quadrifilare, cioè sono 4 eliche in realtà, e la solo mezza spira. Questa qua fa di tutto tranne che essere direttiva. Questa qua ha un lobo che si è così. Infatti l'abbiamo usata sulle barche per migliorare la produzione. Sì, comunque rispetto per esempio a un'antenna patch. Un'antenna piatta, e la guadagna questa qua, perché comunque la gara ha una, come dire, una concentrazione di energia e comunque una ricattura superiore a una patch, no? Però è sempre un'elica, però questa qua l'ha perso, grazie a questo cambio del passo, la tua caratteristica. Stessa roba se succede, per esempio, sentite che la classica tromba per le microonde, no? La horn, quella che una volta veniva usata per limitare le parabole. Se ti la horn ti cambi l'angolo e ti cambi la lunghezza, ti cambi sia il fascio della radiazione sia la modalità con cui il segnale che esce viene propagato nello spazio. Infatti esistono delle regole ben precise che dici il modo fondamentale di propagazione di una horn deve stare nel TE10, nei famosi modi di propagazione. Infatti tutte le antenne di riferimento sono fatte con misure standard del laboratorio, se delle misure sono tutte uguali. Perché quella è la misura in cui l'antenna va sulla sua caratteristica fondamentale, non la gamma di, come l'elica appunto, degli estremi. Ma che la fase verticale da sola non l'ho mai sentito.
Oddio, se volessi provare. Quando avete sbagli lo spazio è come qua, ho voluto, l'ho fatto apposta. Questa è una backfire, ovvero mi alimento in cima ma sparo nel basso. Questa invece è un front fire, perché sparo qua e vado in là. C'è un altro tipo di antenna, se parlavo con Mino, anche se con le altre, che si è montate, non legare l'attacco alla massa qua sotto, per quelle che veniva usato una volta per ricevere i satelliti meteorologici, che li si è alimentati in cima, e legare il sistema di sfasamento, ma l'accoppiamento è sempre fatto qua, cioè il supporto isolato non usa massa. Quella spara in un altro senso. Quindi tutto... Cioè, se, dopo piccolo particolare crea una differenza così grande. Ma c'è una cosa, ecco, questa qua, la che vista nel coso la devo simulare anche questa. Sentite che cambia i parametri, vedi questa roba qua, cioè, vedi l'effetto che fa sul prima sul logo della reazione, cioè si accorge il corpo che sui piani cambia qualcosa. Come per esempio su questa te cambi il passo, usando le carte Simpson, perché sennò te devi scrivere tutte le volte l'elica, e te scopri che appunto fra i 12 e i 13 gradi del passo, il pitch, come diciamo allora, l'antenna sul lobo orizzontale la si così, oppure la si slarga o la fa così, cioè ti vedi proprio la differenza, cosa che manualmente non si accorge. O che dopo di gente non funziona, non so che fa. Questo comunque è solo un inizio per dire se vuol fare un Mac. Cosa sarà questo? No, beh, adesso come vuoi, ce ne vuole abbastanza. Mi spiego che adesso aumenta i non addetti, anche lui non vede ma trova, comunque se non hai visto ha fatto paura, sta zitto da. Non te li vederà più. Se li dica stressati. Quindi adesso che avrei il programma può fare le cose. Può far danni. Sì. E adesso qua vado anche su questa macchina in coro. Giusto per. Questa è l'antenna dell'RX. Sono piccole. Le volte più grandi? Scherzo, vai. Come vedete, su questo qua ho usato un altro piano per... E come dici sempre, non è che è buono, come le fa da su? Adesso non so se è... Qua potete vedere che ho simulato anche il mast del supporto. Una delle cose fondamentali è che per esempio ho scoperto che variando l'altezza della terra, delle antenne dell'array per terra, l'antenna guadagna di più a una certa distanza, dopodiché non le guadagna di più, le guadagna di meno, quindi te devi stare a una distanza giusta, non te lo sa fare solo simulando la terra, cioè te devi usare una card che ti simula l'effetto della terra. Infatti se noi adesso qua andiamo in 3D, quel famoso viewer, vedete che mi ho simulato la terra. Se voi mettete la card G, non mi ricordo più, ground, GN da parte me, me la ricordo a memoria, automaticamente la macchina utilizza un modello di terra, giusto un modello di Sommerfeld, e di conseguenza anche in 3D viene fuori l'antenna da terra vista con la terra. E cambia naturalmente dallo spazio aperto, perché tutti quanti noi siamo sicuri in condizioni non ideali, ovvero la casa vicina, la gru, il ponte, l'insegna luminosa, eccetera, sta per qua, tutto il giorno. Allora, più roba si arriva a inserire dentro, più reale sarà poi il mostro. Questa sarà a 4 metri da terra, 3 metri a 4 metri. Cosa si è stato il meglio adesso? Ma esiste anche tanti tipi di terra, nel senso che la terra perenne non è normale, è una roba. Terra profeta o la terra di Sommerfeld? Ma normalmente viene usata la Sommerfeld. C'è la terra standard, insomma. No. Non lo so mica mica. Sì, non stava a tirare, dai. No, così che è questo qua, quindi quanto dubbio che è la descrizione della bene. La cosa semplice è che qua vengo montando portate le carte semplici, no? Perché così ricordato ogni direttore, ogni dipolo, ogni cosa che
la sua dimensione variabile. Se io voglio cambiare un elemento, automaticamente cambio quello, dopo tutte e quattro cambia lo stesso elemento di dimensione. Queste sono le antenne che vendi I0JXX, quelle di Roma, per simulare direttamente. Tra l'altro corrisponde a quel che dici con l'unica differenza che mi suona più in alto. Perché? Perché quando si è simulato il boom, hai visto che la struttura ha gli elementi in aria. Se voi cercate simulazioni delle antenne, comprese queste qua, trovi solo simulazioni senza boom. Non sono ancora riuscito a spiegarmi il perché, noi vogliamo simulare il boom. Io ho provato anche la simulazione del boom, è catastrofica, mi piega un'ora al mio per girare. Perché neanche in un certo senso impazzissi, considerando il punto del cortocircuito di tutti gli elementi. L'importante è che gli elementi sulla stessa linea del dipolo. L'unica roba che cambia è che ho simulato anche qua, ho simulato due cose, il dipolo col gamma match che usa queste antenne qua, il 0J6, oppure il dipolo chiuso, che è il dipolo della tonna F9FP. Con la F9FP va meglio perché il dipolo risulta a metà strada degli elementi dei direttori, no? Perché è chiuso e gli elementi sono a metà. Con questa qua non ti puoi mettere il boom perché il dipolo risulta sì incorto sul boom. L'effetto strano che si ha, tutte le misure che ti fa su questa qua devi essere tutte scalate, perché in realtà l'effetto boom in base al diametro allunga o accorcia gli elementi. E questo è, se usa questo punto delle formule delle correzioni che erano state trovate, scritte da DL6W. 0,304% circa. Dipende dal diametro, dipende dal diametro del boom. E se è tondo o rettangolare? Sì. L'ho guardato. Comunque, mi hai detto una paginetta web che ti compilavi con i dati per fare il calcolo se sì, è possibile. Ma ricordo sempre un tedesco, mi sembra. L'antenna era 4 metri. 4 metri da terra, lega. Alter uguale 4, per dire qua. E se riuscì, no? Questa carta qua di altezza 4 metri. Ah, ecco, perfetto. Beh, qua su questo pare possibile che a 5 metri cada. Le antenne sono orizzontali, ma il fatto che viene usato per le M, e quindi. Beh, qua. Quindi quei 4 metri potrebbe essere normali in tutte le angolazioni delle antenne? O no? No, il massimo guadagno è quello là, dopo dipende dalla. Sì, non ho fatto delle prove. Due a fiancate sono due sopra. Quello non lo provo. Anche perché comincia solo un problema, perché devi dire in qualche modo a NEC che prendi tutte le antenne e che cominci a ruotarle. E questo è un problema che non saprei. Adesso nuovo problema. Su due piedi non sapessi come affrontare. Un nuovo problema. Però è una cosa. Qua ecco, vedere la prima antenna, ho scritto i commenti, no? Dico, se non si scrivi CM, CE, basta mettere la virgoletta alta, cioè l'accento, come diciamo da noi. E allora tutto mi lascio un commento, molto comodo perché così tempo che si fa casa, è uguale. Io ho scritto la prima antenna, ho scritto la seconda, la terza, e come avete notato, alla fine di ogni descrizione dell'antenna, non so, andate un attimo qua, scrivo, no? Girato con tutto senza il mouse, è complicato. Vedete questa riga qua? Questa qua è una di quelle card GM, modifica della struttura. Ho costruito l'antenna in centro, a zero, no? In modo che sia centrato, dopodiché mi ho detto spostila, trasla su Y e su Z, cioè portare l'antenna più in alto da un'altra parte per poter fare la regia 4. Infatti questo è la prima. In questo caso ti ha spostato mezz'onda, diviso 2. No, SEP B e SEP H, mica ho fatto due card SY, perché una delle cose che ho provato è quanto è grande la separazione orizzontale e la separazione verticale. Allora non ho messo la distanza, ho messo una variabile, una sola volta la separazione, cioè mi separo un metro, due metri, cinque metri, non mi interessa, non mi interessa il lambda. Dopo che ho fatto fare con l'SY, ho fatto fare l'ottimizzazione che ho detto dove c'è la distanza migliore, la macchina regala la distanza migliore, adesso non mi ricordo. Comunque, se puoi fare i calcoli, il sistema qua, cioè vedi questa calcolatrice, e clic, e lui dice boh. Poi ho detto adesso il mio volare un poco, come potete vedere questo è un calcolo del una su mio non parlare perché lui impiegherà un po' di gol. A me mi ha scritto cambia computer. Ah sì?
Zero, le tese di 0 3x. Bisogna approfittare del Black Friday. Domani. È chiaro che queste cose quattro aghi, se hai una antenna sola, o un'elica sola, o un quad, semplice, non è un problema. Dopo diventa più sofisticato il resto. Come vedete, il 28% ma in realtà